Allora, questo è l'ultimo esercizio del primo capitolo del nostro libro di testo. Di conseguenza, l'indicazione è quello poi di andare a risolvere gli altri esercizi appartenenti al primo capitolo. Questo è il momento per stoppare il video e provare a risolvere per conto tuo questa somma. Ora, guardando questa somma, viene in mente di considerare il termine n al quadrato diviso n al quadrato meno, attenzione, 10 per n più 50, dove n è un numero che va da 1 fino a 9. Allora, non possiamo utilizzare in questo capitolo la divisione, per cui aggiungiamo al numeratore una quantità e poi togliamo la stessa quantità, quindi aggiungiamo meno 10n più 50 più 10n meno 50 e quindi si ottiene 1 più 10, se vogliamo, n meno 5 diviso, e a questo punto n alla seconda meno 10n più 50 possiamo anche scriverlo come n meno 5 al quadrato più 25. A questo punto, se vuoi, puoi interrompere la registrazione e continuare ad andare avanti per conto tuo. Adesso, al posto di n-5, proviamo a mettere k. Quindi qui, al posto di n-5, mettiamo k. È chiaro che quando n va da 1 a meno 9, k va da meno 4 a 4. Quindi vuol dire che la nostra somma è una somma per cui k va da meno 4 a 4 di 1 più 10k di k al quadrato più 25. Allora, è evidente che la somma di questi termini si deve annullare, perché appunto k se assume un valore n, assume anche il valore meno n, e quindi quel termine si annulla in quella somma. Per cui bisogna contare quante volte il numero 1 viene sommato in questa somma, e viene sommato esattamente 9 volte, perché da meno 4 a 4, essendoci lo 0 in mezzo, ci sono appunto 9 termini. Allora, il primo capitolo è terminato, quindi la prossima lezione sarà una lezione teorica sul secondo capitolo.